tanto lavoro, tanti tecnici, tanti scienziati, tanta metallurgia, tanta meccanica di precisione, tanta fotonica, tanta ottica, tanta intelligenza artificiale. Potrei continuare all'infinito. Qui abbiamo lo studio e l'applicazione pratica, quindi la Sardegna, ecco, Lula può diventare un grande luogo della scienza. Il futuro di Sozenatos potrebbe portare il nome di Einstein Telescope. La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in visita a Lula col presidente della regione Christian Solinas, ha garantito l'attenzione del governo verso la miniera, che potrebbe ospitare il più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo. Un'infrastruttura strategica non solo per la Sardegna, ma per l'Italia e il mondo. Fin dal primo momento abbiamo deciso di scommettere su un grande investimento. Si tratta del più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo, che avrà, immagino, per i 30 anni successivi alla sua realizzazione, l'unicità da attrarre tutte le comunità scientifiche del mondo verso la Sardegna. Arrivano però le polemiche da parte dei sindacati nei confronti della regione per il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del lavoro nel progetto. Continuiamo a rivolgere al presidente Solinas l'invito a costituire un comitato sardo di supporto al progetto di Sozenatos e assicuriamo che, qualora ciò dovesse avvenire, da parte nostra verrà un contributo costruttivo nell'unico ed esclusivo interesse del raggiungimento di questo importante obiettivo per tutta la Sardegna. Occorre adesso che la Regione, il Governo, insieme a tutti i portatori di interesse, le parti sociali e non solamente quelle, si stringano all'interno di un'alleanza molto forte che deve essere capeggiata dalla Regione e dal Governo per affermare un progetto di grande importanza per la Sardegna tutta intera.